avevamo promesso, siamo arrivati in un bellissimo posto, in un luogo meraviglioso, perché abbiamo già dato un'occhiata a queste cucce che ci sono qua attorno. Siamo al rifugio degli animali a Gornos Fanadiga, da Caterina Ucchedu, e adesso andremo a vedere i nostri amici, definiamoli tali perché sono diventati i nostri amici, a quattro zampe. Seguiteci. Allora. Accomodatevi. Ci dà ospitalità proprio la padrona di casa, Caterina Ucchedu, che adesso la conosciamo. Guardate, se una bella eredità, la nostra Ignazia ci segue, facciamo proprio l'ingresso ufficiale. Allora, devo chiudere. Possiamo entrare, sì. Aspetta, Ale, prima devo chiudere qua. Ok. Greta di là. Ok, ciao Alessandro, piacerissimo. Piacere, finalmente. No, ciao. Vieni, Baru, va bene, facciamo uscire qua. Allora. Te le trovi da tutte le parti, eh. Allora, questa Rossellina va e pinza. Allora, Caterina, già c'è grande entusiasmo perché vedere già soprattutto questi amici che tranquillamente possono... Questi escono in gruppi da 40. Dai, non ho Rocky. Andiamo? Non ho Rocky. Balù. Allora. Balù, c'è non ho Rocky. Ce ne sono... Veramente, adesso li andremo a conoscere più da vicino. Andiamo, no. Ci sono questi di piccola famiglia. Iniziamo a fare un tour in questo bellissimo posto. Ci troviamo a Gornos Fanadiga. Siamo in compagnia di Caterina Ucchedu. Caterina, buon pomeriggio. Grazie. Splendida giornata di sole. E benvenuta. Grazie. In questo meraviglioso luogo abbiamo visto il vostro rifugio, davvero bello, con delle cucce per gli amici a quattro zampe, realizzate credo proprio da voi volontari. Dalle volontari, la maggior parte delle casette sono donazioni di persone, però tutto l'altro è realizzato da noi. Noi siamo proprio a 360 gradi, ci dobbiamo aggiustare, però diciamo che siamo sostenuti in maniera eccezionale da tutti attorno. C'è un effetto unico, ed è quello perché noi non abbiamo 5 lire di finanziamenti pubblici, viviamo solo di beneficenza. La vostra è un'associazione non profit, giusto? Naunlus. E il vostro principale sostentamento è quello delle donazioni, cioè chi vuole aiutarvi per sfamare i cuccioli, ma soprattutto anche per realizzare le loro casette. Quella che è la manutenzione, quelle che sono le spese veterinarie, mediche, tutti i cani vaccinati, sterilizzati, disinfestazioni regolarmente ogni 15 giorni. Facciamo un giro insieme a te, dai. Andiamo. Facciamo un bel tour. Andiamo. Ci segue il nostro operatore Renato e andiamo proprio nel cuore del rifugio. Questa è la casa di Filippo. E questa storia dopo ce la racconterai, la lasciamo un attimino da parte perché adesso vogliamo proprio vedere questi cagnetti felici. Allora, loro escono tutti i giorni, sì, in gruppo, tipo un grande asilo. Allora, a me piace descrivere il rifugio come un grande cortile dove noi stazioniamo e loro sono i nostri cani. Questa è la descrizione. Infatti il sogno mio nel rifugio definitivo sarebbe anche una casa al centro. Quanti amici a quattro zampe possiamo contare? Quanti ce ne sono? Adesso siamo intorno ai 194-196 cani, sono tantissimi. È un turnover senza fine perché escono ed entrano. Ogni cane che va via noi tentiamo di farne entrare un altro per aiutarlo. E poi vedremo anche una cucciolata, dopo ci presenterai dei cuccioletti. La cucciolata dei fiorellini. Bene, allora andiamo a conoscerli. Andiamo, dai. Andiamo dai fiorellini. Ciao! Vale, si può entrare dai fiorellini? Ciao a tutti! Parliamo poi naturalmente, Caterina, anche delle adozioni, soprattutto quelle a distanza. È capitato spesso e volentieri che voi volontari riusciate poi a dare qualcuno di loro. Esatto, chi ha adottato a distanza, allora l'adozione a distanza
L'adozione a distanza è una forma di sostentamento per il rifugio ed è una corsia per chi non può adottare e portare a casa il cane, quindi con una quota mensile che non è stabilita, quello che uno può, tenta di mantenere il cane che ha scelto come bimbo a distanza. E la cosa bella è che ci si affeziona molto spesso questi pelosi poi vengono adottati definitivamente dalle mamme. Perfetto, perfetto, sì. Bellissimo. Tra l'altro poi avete anche una bellissima pagina Facebook, la vogliamo ricordare? Sì, abbiamo la pagina Caterina Occheddu. Questo è il tuo profilo personale, poi c'è l'Amici degli Animali, dammi una zampa, ti darò il mio cuore, poi c'è proprio la pagina ufficiale del rifugio che è Amici degli Animali. Bellissimo. E anche il sito. Perfetto, quindi lanciamo anche un invito per chi vedrà il reportage. In primis potete visitare il rifugio e scegliere il vostro cucciolotto, ma poi vedere anche le storie che voi avete raccontato, sia delle adozioni e purtroppo anche delle... E di chi va via. Di quelle, esatto. Ma poi ci sono anche delle storie tristi, perché da poco è arrivato un ospite, un amico a quattro zampe, che forse l'abbiamo visto in foto. O Giuliano, sono arrivati Giuliano, Demon, sono dei setter. Lenticchia, la piccinina che è stata, l'abbiamo trovata quando eravamo alla ricerca di Filippo. E poi abbiamo visto anche un cagnetto o una cagnetta che ha purtroppo non può utilizzare le zampette. Una è lei, Dorothy, e una è Angelica, è lì. Sono due adesso, noi siamo riusciti anche a farne adottare dei cani disabili. Perfetto. C'è un amore intorno, devi solo trovare le persone che ti vengono incontro e insieme veramente si riesce a fare molto per loro, tantissimo. Facciamo un giro tra le cucce, seguiteci. Andiamo. Venite. Allora, il rifugio è un'iniziativa che nasce da un gruppo di volontari nel 2006, un'iniziativa, e noi costituiamo questa onlus, piano piano iniziamo a raccogliere dal territorio, assistere insieme, a raccogliere dal territorio cani malati. E soprattutto non soltanto dai paesi vicini, se non erro, giusto? Vi spostate? Noi quando abbiamo un posto per aiutarli ci spostiamo assolutamente a prendere il cane. Amici, adesso vi faremo vedere dei cucciolotti. Venite, seguite. Stai filmando, vero? Fagli entrare, vedi? Oh, Fioretta, però. Non è mancato nulla, bello, venite. Lo fate entrare. Facciamo entrare l'operatore. Allora. Ciao Fiorella, ciao! Ah, che belli! Allora, io... Me lo fanno in braccio questo. Oh, no, che morbido! Oh no! Questa è portata via da un centro commerciale che aveva appena fatto vite e mezzo ai rubi. Allora, sentite. Per la par condicio, eccoli qua. Dai, sono amici di Castello Online, guardate, questi sono due dei... quanti sono? Sei, lui è Narciso. Dei sei cucciolotti. Sono bellissimi. Sono meravigliosi. E anche questi ovviamente saranno poi... saranno in adozione. Saranno in adozione. Loro ai 45 giorni faranno il primo vaccino, e la prima visita col primo vaccino, e poi subito dopo al secondo vaccino i cani che sono messi in adozione. Perfetto, chi volesse adottare uno di questi splendidi cuccioli può farlo. Può farlo tranquillamente contattando i volontari. Messi. Caterina Occheddu, poi metteremo in sovrimpressione anche il nostro numero. Solo così, col ricambio noi riusciamo a aiutarli. Allora, questo è un gruppo di sostenitrici che sono carissime amiche, loro fanno un po' quello che ha organizzato Claudia, che ha organizzato Carla, nel senso, Claudia e lei, nel senso che fanno delle raccolte alimentari, raccolgono tutto e periodicamente vengono da noi a aiutarci e a portarci di tutto. Perfetto. Ecco altri cuccioli che stanno arrivando, guardate. Sì.
Oh, ragazze, le volontarie, qui sembra che il rifugio lo regga solo io. Guardate quanti ce ne sono. Che bello, sono proprio... Queste sono quelle che lavorano in ombra e garantiscono tutto quello che c'è. Le ragazze, che non sono mai presenti, ma sono quelle che con turni dalle 7 del mattino alle 7 di sera adesso, 12 ore. Ci alterniamo. Evidenziamo, Caterina, anche la bella iniziativa di questi giorni. A Pirri, Carla Sadi, la titolare del Bar Mariuccia, cioè, di Santa Maria Chiara, ha organizzato una bella raccolta. Una raccolta alimentare com'è e andata? Ci ha portato di tutto di più, Carla. È stata proprio un boom. E proprio hanno risposto in una maniera eccezionale. Colgo anche l'occasione per ringraziare tutti. Tra l'altro è venuta anche a trovarci, anche lei da qua. Colgo l'occasione per ringraziare tutti quanti. Questo è quello che ti colpisce. L'affetto che quello delle persone che sono come noi e lo capisci, condividono voi lo stesso amore ed è questo quello che aiuta i cani. A breve non soltanto la loro attività commerciale, Bar Mariuccia a Pirri, via Santa Maria Chiara, ma anche l'Eurospin, ti do questa, sì, questa bella notizia, Amelis. Organizzeranno. Stefania Melis è un'altra. Stiamo organizzando la lotteria. Stefania mi ha scritto un messaggio l'altro giorno. Stefania Melis è un'altra grossissima sostenitrice per noi e io molto spesso non ho l'occasione di ringraziarle perché probabilmente chi appare sempre in primis sono io essendo la responsabile, ma io ho un mondo meraviglioso attorno, è meraviglioso che lavora insieme a me anche in ombra. Sostanzialmente cosa serve oltre a coperte, allora, e cibo? Coperte, cibo, farmaci. Farmaci, ok. A cui serve tutto, da quello che può essere il rotolo dello Scottex al barattolo di detersivo, a noi serve tutto. Noi acquistiamo tutto, quindi qualunque cosa arriva è un risparmio e dirò le spese più grosse sono le spese mediche, veterinarie e i farmaci qui. Abbiamo quasi 50 cani con la leishmania, quindi è una... È passiamo a una sorta di patata bollente, ma spero di no. Il comune di Gonosfanatica cosa fa, cosa ha fatto e cosa potrebbe o vorrebbe fare? Allora, il comune di Gonosfanatica, bisogna dire che noi abbiamo avuto un meraviglioso rapporto di collaborazione sino a che... è riuscito a tenere il sì nel patto di stabilità, ci ha aiutato con 2.000 euro al mese fino a 3-4 anni fa, e poi chiaramente è stata una questione, non ce l'ha più fatta, sì, non sono cifre grosse perché noi abbiamo una campagna antiparassitaria di 4.000 euro, però 2.000 euro ti aiutano, ormai sono 3 anni, non ci danno più nessuno, ma perché probabilmente non c'è più la possibilità. Però io mi sento di spezzare una lancia in confronto di questa istituzione, sia l'ASL che il comune, che ha sempre camminato di pari passo con noi. E questa è un'ulteriore bella notizia. Proseguiamo il nostro tour, andiamo a vedere qualche altro amico a quattro zampe, qualcosa. È giusto senz'altro spendere due parole e ringraziare un po' quelle che sono le istituzioni che ci supportano tantissimo. Quelle che il comune di Gonnos. Promuove delle iniziative e le supporta. Poi i carabinieri, sempre della locale sempre stazione, della locale stazione e anche la compagnia Barracellare. Diciamo che camminano con noi alleviando determinate problematiche. E chiaramente anche gli aiuti e anche le iniziative di solidarietà arrivano anche oltre l'isola e anche oltre la penisola, diciamolo Caterina. Allora, noi abbiamo una grossissima forza nell'Italia del centro e del nord Italia che ci aiuta tantissimo, però abbiamo un gruppo di favolose amiche svizzere che fanno delle raccolte fondi vicino a Lugano, arrivano qua, sono andate via di nuovo venerdì mattina, ci portano la raccolta fondi e ci adottano loro tanti di quei cani, sono meravigliose, meraviglioso è l'aiuto che ci danno. Bene. Sì. Potrebbe, esatto, vedete, devo vedere lei. Venite che vi faccio vedere anche Angelica. Questo posto è meraviglioso. Io vi invito. Ale, ti piace? Vi invito a venire a trovare Caterina e gli altri amici volontari perché è un luogo stupendo, di pace e di serenità per questi bellissimi animali. Il sabato e la domenica vivono qui, prendono il pranzo, mangiano qui con i cani, è proprio amore con la maiuscola. Rinuncia a tutto, Natale, Pasqua, non è una rinuncia. Molte volte ti dico che bravi siete, no, è gratificante l'amore loro, è una gratificazione unica.
Ciao. Questi sono i nanetti. Brando è famosissimo, eh? Brando è un personaggio al rifugio, guardate. Anche guardate con che. Ha un portamento. Brando, fatti vedere. Allora, molte storie le conoscono tutti di questi cani, perché noi vogliamo raccontare un po' tutti. No. E le conosco, quella che la zampa. Dove? Perché vuole Wüstel. Allora, se poi ci fanno una foto, io questo lo chiedo, sì, tutte noi volontarie ci tengo, sì, un po' sì, piacere. Sì, facciamo quella di gruppo. Sì, e poi anche tutte con voi. Artù? E ora? È un quarto. Quindi siamo... Dopo? Sei pronta? Sta chiamando a me? Perché mai devo? Cioè, Angelica, ma Carolino va? Vabbè, Angelica si sposta bene anche senza. Cioè, si muove comunque. Cioè, se può evitare. Siete tutte volontarie? Sì. Il più grande compito è quello di coccolarli. Di essere tipo pincher, ti salta addosso. È venuto il veterinario 10 giorni fa, ha vaccinato i cani qua e tenevamo lei. Ti saltava addosso. Sì, ma è leggero, leggero. Allora, ma diventa grande. Questo cane si diventa anche di a media contenuto, si diventa 25 kg secondo il veterinario. Filippo è un cane che prendiamo insieme ad altri cuccioli a ottobre del 2013 da una situazione in un campo dove c'erano tanti cuccioli morti per avvelenamento e siamo stati avvisati dagli amministratori comunali di aiutarci. Arriva qua e iniziamo a seguirlo pian pianino, questo cane vede andare via tutti i suoi compagni e rimane solo. A un certo punto è un cane molto, molto riservato, molto timido e quindi chiaramente devi andare anche a quella che è un'adozione mirata, nel senso persone adulte, persone che possono portarla a passeggio. A un certo punto, circa un mese fa, si presenta l'occasione, una famiglia che io dico bellissima, dove purtroppo c'è stato un errore che è costato la vita a lui. Il cane è partito in adozione il martedì, giovedì mattina il cane è uscito con quello che era il suo, con ragazzo, con Davide, e il cane in un recinto, in un posto accettato, è stato slacciato, chiaramente un cane estremamente pauroso, timido. Si è trovato, il cane che esce da qui non conosce il traffico, non conosce scale, non conosce niente, la campagna e la città, quindi devi andare piano piano, il cane chiaramente si è impaurito e purtroppo era anche in una zona bruttissima, che è quella del Sublano vicino alla 554, alla 131, l'abbiamo seguito per 3 giorni, poi purtroppo la cosa che ti ha disperato di questo cane è che è morto solo e come si sarà sentito abbandonato. Un cane abituato alla protezione, alle coccole.
La storia di Filippo che ci ha raccontato Caterina è davvero triste, drammatica. L'abbiamo raccontata anche noi di Cassetto Online, grazie ai volontari. Quello che possiamo dire è una storia triste, ma tante altre, fortunatamente, grazie al cielo, finiscono bene. Tante altre finiscono bene. Purtroppo lui ha avuto, forse non è morto in vano, nel senso che ha unito tantissime persone e l'amore per gli animali. Io voglio mandare un messaggio: manteniamo questo amore, non facciamoci prendere da quella che è la rabbia, lavoriamo uniti con questo amore per salvare i cani. E soprattutto chi vuole adottarlo è bene che sappia e che deve volerlo bene. Adottare, purtroppo questa è stata noi abbiamo avvisato in tutte le maniere quelli che erano i problemi del cane, però purtroppo lì c'è stato un errore. Io non voglio puntare il dito, non... chiaramente, però è un errore che ha fatto male. Bene, adesso facciamo un ultimo giro insieme a Caterina, andiamo a vedere ancora altri cagnetti. Andiamo, ce ne sono anche qui dietro. Bene, andiamo qua. Allora. Bene, per Casted Online vi abbiamo portato anche in questo meraviglioso posto, amici. Bisogna stare attenti anche a come cammina, perché diventa di schiaccio, poverino. Guarda, sei innamorato di te. Per Casted Online vi abbiamo mostrato questo bellissimo posto, adesso siamo in compagnia dei volontari, Caterina e tutti gli altri amici e amiche, facciamo un saluto a questo punto. Caterina. Allora io ringrazio voi per averci dato l'opportunità di far vedere quello che è il nostro mondo e invito tutti a venire a visitare la struttura e a
darci una zampa. Solo con l'aiuto di tutti quanti riusciamo a mandare avanti questa struttura, perché non è semplice. Grazie. Babini. Bene. Amici, che dirvi dopo questo meraviglioso viaggio con compagnia di Caterina e dei volontari? Una bella esplorazione in questo luogo meraviglioso, a Gonas Fanatica, un paradiso per gli amici a quattro zampe. Grazie. Grazie e a presto. Grazie veramente a tutti. Ciao ragazzi, buon viaggio, buon rientro.